Eccoci. Ciao Che cacchio ci devo fare con i giorni? Hanno l'altro rimasto al posto. Allora, Ginuzzo! quella Un effettone, guarda. no. Un effettone che manco te lo sogni. Oggi ti lascerò strabiliato. Ora facciamo una cosa, io metto delle carte a una sul tavolo. Sì. Tu quando vuoi mi dici stop, quando vuoi tu, capito? Stop. Qua? Sì. Ok, non la guardiamo, la lasciamo da parte. Sì. Sempre in vista però. Ora ti sembrerà strano, Gino. Tu sai che non usiamo carte segnate. Certo. Eppure io saprò dirti quella carta su quale mi hai dato lo stop, nonostante sto mescolando proprio per evitare che tu possa capire o pensare che il mazzo fosse preordinato, semplicemente guardando il mazzo. Guarda, eh. Fatto. La tua carta è una carta di fiori. Una carta pari, secondo me, il 4 di fiori. Vediamo. Ta-tan. Allora, piccolo setup. Dobbiamo fare dall'1 al 13. 2, 3, 4, 9, jack, 10, jack, QK, 9, quindi 8, 7, asso e un 6 mi manca, a posto. Allora, dall'asso al 13. Sulla cima del mazzo, posto? Sì. Voilà. Quindi falso miscuglio senza alterare la posizione del setup e quindi fare un faro in così da avere una carta qualsiasi, una carta del setup, una carta qualsiasi, una carta del setup. Ora, dal momento che cominciamo a mettere le carte, noi mentalmente contiamo 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ci dice stop su 5 per esempio, se ci dice su questo mostriamo questa, se facciamo 5, 5 ci dice su quella a terra, diamo quella a terra, senza farla vedere la allontaniamo, sappiamo già a priori che è un 5, quindi possiamo mescolare con tranquillità o facciamo mescolare nel mazzo, questa operazione la può fare pure lo spettatore e decide lui di fermarsi, noi lo conteremo soltanto. E una volta steso, sapendo che è un 5, facciamo, vediamo tutti i 5 ci sono, 5 di fiori, 5 di cuori e 5 di picche, quindi questo è un 5 di quadri. Giriamo la carta e soddisfatti mostriamo la nostra capacità.